Ciao, sono Sonia e oggi andiamo a fare il mio risotto con funghi e piselli. Per il mio risotto abbiamo bisogno di 200 g di funghi champignon congelati, in questo caso, 100 g di piselli fini congelati, un pezzetto di cipolla quanto basta a gusto, io ho preso 4 pomodorini. E uno spicchio d'aglio a cui ho tolto l'anima. Poi avremo bisogno di olio, di un po' di peperoncino, se lo volete mettere ben venga, e 300 g di riso, carneroli. Per il mio risotto andiamo a cominciare con un soffritto. Vado a mettere un po' d'olio nella pentola. Accendiamo il fornello. Ok. E in questo caso io aggiungo lo spicchio d'aglio diviso in due a cui ho tolto l'anima. Qui ho 4 pomodorini che vado a tagliuzzare, ovviamente gli ingredienti che do sono relativi per le dosi che faccio io, ovviamente dopo io vi do il suggerimento, dopo voi improvvisate con le dosi in base a come cucinate voi. Qui ho un pezzo di cipolla, anche qui andate a gusto perché c'è a chi piace e a chi non piace. Adesso io faccio friggere il tutto, lo faccio appassire e poi continuiamo con gli ingredienti. Adesso che la nostra cipolla è un po' andata, il pomodoro ha colorato anche l'olio, per cui abbiamo un po' di tocco in più. L'aglio qui è, se non vi piace lo potete togliere oppure lo lasciate cuocere, dopo magari lo consumate ugualmente. Adesso come adesso abbiamo bisogno di ingredienti buoni per le difese immunitarie. Allora, io aggiungo anche un po' di peperoncino in questo caso, ne aggiungo poco, sempre in base al proprio gusto personale, così, e vado ad aggiungere i miei funghi e adesso andiamo ad aggiungere anche i piselli, così. Adesso facciamo andare il tutto, lo facciamo soffriggere per bene. Adesso che abbiamo fatto andare un po' il nostro soffritto, vado ad aggiungere un mestolo di brodo già preventivamente preparato e facciamo continuare la cottura per qualche altro minuto. Adesso che le nostre verdure si sono cotte un pochino, e abbiamo ritirato anche il fondo di cottura, aggiungo il riso, così, e lo vado a mischiare in modo che lo facciamo un po' saltare e mantecare con tutti gli ingredienti. Lo andiamo un po' a tostare, alzo leggermente la fiamma in questo caso e lo faccio andare piano piano. Così, una volta che avremo leggermente tostato il nostro riso, andremo ad aggiungere il brodo e continuiamo la cottura. Adesso che abbiamo fatto tostare il nostro riso per un bel po', ecco qua. Adesso andiamo ad aggiungere il brodo. Aggiungiamo il brodo e continuiamo la cottura come al solito. Poi, ecco qua. E proseguiamo la nostra cottura.
Il nostro risotto è pronto dopo quasi una mezz'oretta di cottura con il brodo, è andato piano piano. Adesso aggiungiamo il burro o l'olio per chi lo preferisce e il parmigiano. Io in questo caso ho ristretto la dose del burro mettendone solo una trentina di grammi, senza esagerare, perché non esageriamo col burro. Lo facciamo sciogliere, lo mantechiamo per bene. Io, se avete fatto caso, non ho neanche messo il sale. Ma perché? Perché già il brodo di per sé è saporito. Ho assaggiato anche il riso per vedere se era giusto di sale, per cui regolatevi di conseguenza con il sale. E anche perché una volta messo comunque il formaggio, il parmigiano o quello che preferite voi, insaporisce ugualmente, per cui è un'opzione. Il sale per me è un'opzione a sé, va a gusto. Aggiungiamo il parmigiano o il grana o quello che più preferite. Mandiamo ancora un po'. Ecco qua. Il nostro risotto è pronto! Eccolo qui, adesso lo mettiamo nel piatto. Bello fumante. E con l'occasione, augurandovi un buon pranzo, se ancora non avete pranzato, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le nuove notifiche dei prossimi video che scapperanno. Va bene? Io per adesso vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!